Dopo 24 edizioni, il Grande Fratello continua a essere un pilastro della televisione italiana, ma i numeri non sono più quelli di un tempo. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta vivendo un calo costante di ascolti, una tendenza negativa che si protrae da 2 anni. Le dinamiche interne alla casa, un tempo capaci di catturare l'attenzione del pubblico, oggi sembrano appiattite e prive di originalità. Nemmeno il ritorno della coppia Shayla e Lorenzo, protagonisti della versione spagnola del format, è riuscito a ravvivare l'interesse. Secondo indiscrezioni riportate da Affari Italiani e rilanciate da BC, Mediaset potrebbe correre ai ripari con un'operazione di rilancio affidata a Maria De Filippi. La regina dei palinsesti di Canale 5, attraverso la sua casa di produzione Fascino, potrebbe essere coinvolta nella selezione dei nuovi concorrenti. Un intervento che, se confermato, potrebbe rappresentare una svolta cruciale per riportare freschezza e dinamismo al reality. Per ora rimane solo un'ipotesi, ma Grazia Sambruna ha rivelato alcune indiscrezioni sul portale Affari Italiani. Voci piuttosto insistenti, infatti, sibillinano che Maria De Filippi vorrebbe accaparrarsi i casting del Grande Fratello per farlo ritornare agli antichi fasti del passato, commenta la giornalista aggiungendo: ciò per Mediaset significherebbe, a occhio, dire au revoir a Endemol Banijay e lasciare che sia Fascino, casa di produzione De Filippiana, a occuparsi della scelta dei concorrenti nelle prossime edizioni. Secondo Sambruna, l'interesse della conduttrice ci sarebbe tutto, si dice. Anzi, starebbe già cominciando ad agire per realizzare tale ambizioso progetto. Ambizioso progetto che, a ben guardare, di fatto è già una mezza realtà. E conclude: drago nella scelta dei concorrenti e con un fiuto per le storie a calappia spettatori, l'avvento mariano al Grande Fratello potrebbe davvero spezzare la noia che ormai impregna il programma da almeno 2 edizioni.